Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Nel video di oggi vi racconterò la storia della donna inglese di nome Maryam Bevan, una donna che ha vissuto negli ultimi anni del 1900 fino all'inizio del XX secolo. Una donna che tuttavia a partire dal 1906 ha iniziato a sviluppare una malattia che la porterà a sfigurarsi, cioè i suoi interi tratti somatici cambieranno completamente, e questa donna, un tempo molto attraente, è finita per essere nominata come la donna più brutta del mondo. In questo video vorrei andare un po' a ripercorrere quello che è stato la sua vita e quello che questa donna è riuscita a fare in seguito a tutto quello che le è successo e a tutto quello che la malattia l'ha portata a fare. Maryam Bevan è nata a Penistone, nella parte ovest di Londra, il 20 di dicembre del 1874. È nata in una famiglia piuttosto povera ed era l'ottava di 8 figli. Questa ragazza ha perseguito la carriera, diciamo, da infermiera, per la quale ha studiato negli anni a venire. Ha completato il suo training alla fine degli anni 90 del 1800 e ha iniziato a lavorare nei primi anni del 1900, lavorando appunto come infermiera a Londra. Questa donna, diciamo, ci sono un sacco di foto che la ritraggono in quegli anni e sembrava una donna estremamente attraente, come potete vedere qui. Nel 1903 Maryam ha sposato un uomo di nome Thomas Bevan. I due iniziarono ben presto a mettere su famiglia e nel 1910 avevano già 4 figli. Tuttavia, purtroppo, nel 1914 il marito passò a miglior vita. Come potete immaginare, questo ha avuto un forte impatto sulla vita di Maryam, sia dal punto di vista economico, certo, e soprattutto anche dal punto di vista emotivo. Comunque, tirare su una famiglia da sola in quegli anni era estremamente difficile, e senza considerare che dal 1906 questa donna ha iniziato a soffrire di questa rara malattia chiamata acromegalia. Questa malattia praticamente porta a una produzione eccessiva di ormoni della crescita. Questo non è un grande problema per le persone più giovani che soffrono di questa disordine, tuttavia può essere un problema per le persone che invece contraggono questi sintomi in età più adulta, perché costringe, diciamo, le loro fattezze a crescere in modo sproporzionato anche dopo essere completamente cresciuti. Immaginatevi, 40 anni ricominciare a crescere, i vostri ossa iniziano a crescere e allargarsi in modo innaturale, possiamo dire, e nel 95% dei casi questa porta a un tumore. Questa malattia dovrebbe colpire sulle 6 persone ogni 100.000 e solitamente si inizia a contrarre questi problemi quando si è, diciamo, sulla mezza età. Quello che si inizierà a fare è che all'inizio si verranno delle distorsioni per quanto riguarda gli arti, quindi in particolare le mani e i piedi, e successivamente anche un allargamento, diciamo, inusuale per quanto riguarda anche le fattezze facciali, e questo è proprio quello che è successo a Maryam. E questa donna, immaginatevi che oltre a vedere il vostro corpo cambiare completamente, anche a livello, diciamo, di fisico, soffriva perennemente di emicrania. In ogni caso, benché al momento si possa in qualche modo curare o comunque un pochino fermare questo disordine, in quegli anni non era possibile, anche perché bisogna fare un'operazione appunto a livello cranico, quindi non è proprio un'operazione molto semplice da svolgere. E quindi negli anni in cui questa donna è vissuta, purtroppo non c'erano un qualsivoglia studio nemmeno per quanto riguarda questa malattia, e men che meno dei rimedi. Questa donna ha iniziato a mostrare dei sintomi di questa malattia intorno al 1906, come vi dicevo. Inizialmente, appunto, questo problema era iniziato dalle mani, che hanno iniziato a gonfiarsi e allungarsi, e anche dai piedi, e successivamente si è spostato in altre parti del corpo. E dal momento che queste fattezze avevano iniziato a cambiare così drasticamente, ha dovuto anche lasciare il proprio lavoro. Il marito non sembrava particolarmente preoccupato di questo problema o del fatto che questa sua moglie avesse lasciato il lavoro, anzi era contento che la sua amata avrebbe potuto spendere più tempo con i propri figli. Ma potete immaginare che quando nel 1914 questo uomo se n'è andato, per la donna è stato veramente un grande colpo, perché si è ritrovata senza un lavoro, con 4 figli e con un corpo
corpo deformato. Tuttavia doveva in qualche modo trovare una soluzione per poter provvedere a portare da mangiare ai propri figli, dal momento che uno di loro era tra l'altro un infante. Come potete immaginare, il suo aspetto fisico, che la portava ad assumere delle fattezze che sembravano quasi sempre più, forse se volete, maschili, anche gli occhi stavano calando, cioè il suo fisico era estremamente cambiato. Questo rendeva la vita per questa donna estremamente difficile e non riusciva più a trovare un datore di lavoro disposto ad assumerla. Questa donna veramente ha continuato a cambiare lavoro, passava da uno all'altro, faceva di tutto per poter mettere da parte qualche soldo. Tuttavia Mary Ann non si è data per vinta, anzi ha deciso di sfruttare il fatto che fosse diventata così poco attraente, probabilmente scegliendo di partecipare a un concorso dove sarebbe stata eletta la donna più brutta del mondo. Questa donna ha saputo di questo concorso leggendolo su un giornale e il circo stava cercando proprio una donna come lei che fosse disposto a mettersi in piazza e in un freak show. La donna ha così scelto di inviare la propria foto a questa circo e subito si sono mostrati interessati e le hanno offerto un lavoro in questo circo negli Stati Uniti. Alla donna erano state offerte una cosa come 10 pound per settimana e il contratto sarebbe durato un anno, e questo la porterà a scegliere di accettare questa proposta dal momento che aveva assolutamente bisogno di quei soldi. Inoltre le sue intere spese di viaggio sarebbero state coperte appunto dal circo. La donna finalmente era felice perché questo lavoro avrebbe permesso ai propri figli di poter studiare. Show come questi al giorno d'oggi sarebbero considerati estremamente politicamente incorretti, se vogliamo, e scorretti. Però in quegli anni erano veramente degli show che attiravano l'interesse di tantissime persone e fruttavano un sacco di quattrini. In questi show comunque venivano praticamente messe in piazza le anomalie, diciamo, di determinate persone, per esempio, non lo so, gemelli congiunti oppure persone che soffrivano di nanismo, gigantismo, eccetera eccetera, che non riuscivano spesso a trovare dei lavori e che l'unico lavoro che potevano trovare era proprio lavorare in questi show. Sarà proprio in queste compagnie che Mary Ann spenderà i successivi anni lavorando appunto in questi circhi. Inizialmente la donna stava lavorando per lo show in Inghilterra e successivamente si è spostata nella headquarter in America. È arrivata in America nel 1920 e ha iniziato a lavorare per il Ringling Brothers Circle, un circo che era stato inaugurato nel 1984 nello stato del Wisconsin da 5 fratelli, appunto i Ringling Brothers, che erano figli di immigrati tedeschi in America. Mary Ann, partecipando a questo circolo, ha subito attratto l'attenzione un po' di tutti i media dell'epoca e spesso hanno riportato foto di questa donna sui giornali descrivendola come la donna più brutta del mondo. Tra l'altro questa donna è finita addirittura sul Times e era diventata praticamente la star più grande di questo show. I direttori, diciamo, artistici di questo circo hanno anche scelto di vestirla con dei vestiti maschili, appunto per enfatizzare ancora di più i suoi tratti, diciamo, mascolini o non del tutto attraenti. Mary Ann era riuscita a guadagnare una cosa come 20.000 pound e aveva fatto guadagnare tantissimo ai fratelli Ringling Brothers. E tuttavia devo dire che la ricompensa era stata anche, insomma, generosa, se vogliamo, considerando quegli anni. Però voi provate a immaginare tutto quello che questa donna ha passato, immaginatevi essere mostrata davanti agli occhi di tutte queste persone che magari si spaventano o vi deridono o vi indicano come la donna più brutta del mondo, cioè deve essere stato veramente, a livello psicologico, veramente difficile per lei. Adesso non so esattamente che tipologia di carattere avesse questa donna, però provatevi un pochino a mettervi nei suoi panni e ditemi come avreste reagito voi se vi foste trovati in quella situazione. Mary Ann tornò in Europa nel 1925, dove iniziò a prendere parte ad alcuni show a Parigi. Tuttavia, successivamente prese la decisione di mandare i propri figli a studiare a New York, grazie a tutti i soldi che aveva guadagnato in tutti quegli anni. Ha continuato a lavorare periodicamente in uno show a Brooklyn
e nel 1927 è diventata una paziente di Harvey Cushing. Questo medico fu un po' un pioniere per quanto riguarda le operazioni a livello cerebrale, appunto, che vengono svolte. E tuttavia, benché non era riuscito a trovare una cura o in qualche modo poterla aiutare per quanto riguarda la sua malattia, ha comunque scelto di scrivere una lettera in risposta a degli articoli che erano stati fatti su di lei e che poi è stata pubblicata sul Times. In questa lettera questo uomo dice che questa donna, che ora veniva praticamente messa in mostra tra un uomo senza braccia da una parte e una donna grassissima dall'altra, un tempo era una donna bellissima e vigorosa, che è diventata vittima di una malattia. E questo medico dice che lui, come fisico, non si sente a proprio agio con il modo frivolo con cui il Times descrive queste tragedie. Gli sembrava veramente inappropriato come questa donna, un tempo vigorosa e bellissima, fosse stata trattata in modo così frivolo da una parte dal circo che la metteva in piazza così in mezzo a tutte queste persone, anch'essi con una storia difficile, venisse trattata in modo così frivolo dal Time, che si prendeva quasi gioco di una malattia grave come quella che ha afflitto questa donna. Mary Ann Bevan è passata miglior vita nel 1933, pochi giorni dopo aver compiuto 59 anni. È stata riportata appunto dai propri figli in Inghilterra, dove è stata sepolta in un cimitero londinese. Dovete sapere che comunque negli ultimi anni della sua vita questa donna ha anche sofferto un po' di alcolismo, dal momento che un po' per la sua malattia, un po' anche per tutto quello che era costretta a passare per poter guadagnare questi soldi, molto probabilmente. Questa storia è stata una di quelle che è stata ricordata negli anni a venire, anche perché forse, magari anche per il fatto che questa un tempo una donna comunque normale, anche attraente, ha visto il suo fisico cambiare, però la diceva lunga su come la società trattava delle persone diverse all'epoca. In realtà purtroppo è una cosa che ancora oggi succede, e ragazzi, non so se vi capita, però magari se vedete una persona diversa magari passare per strada, spesso io non mi stupisco della persona diversa, però mi stupisco quando vedo delle persone girarsi a guardare quella persona. Cioè, veramente, pensate a questa persona che sa magari di essere diversa e ogni giorno quando cammina si vede persone voltarsi a guardarla. Cioè, so che magari la curiosità di alcuni di noi ci porterebbe a voler guardare questa persona, però capite anche l'impatto a livello sociale o psicologico che questa azione può avere su di lui. Quindi veramente pensiamo prima di comportarci in determinati modi. Tuttavia vorrei fare una piccola precisazione, perché benché adesso ci si rende conto di quanto le persone all'epoca in quella società venivano trattate in modo così spregevole, ci sono anche delle company che invece preferiscono guadagnarci sopra su queste cose, e tra l'altro hanno venduto anche negli anni recenti le immagini di questa donna appunto su alcune cartoline, prendendosi gioco di lei, dicendo: ah, ecco la cartolina della donna più brutta del mondo, eccetera eccetera. Questa cartolina era stata trovata appunto da un medico, peraltro, che l'aveva notata in un negozio, e questo uomo ha scritto così: semplicemente non penso che sia giusto nel 2006 usare la sua immagine per creare appunto delle cartoline di birthday card. E secondo questo medico, e mi trovo pienamente d'accordo, questa immagine era estremamente inappropriata e ingiusta, dal momento che si prendeva gioco di persone che soffrivano di una patologia. E questa azienda si è scusata, se vogliamo, e ha scelto di interrompere la produzione di queste cartoline, però si è rifiutata di togliere dal mercato le cartoline che erano già state stampate. Ci sono state anche delle associazioni appunto di persone appunto che guardano i diritti di persone affette da questa malattia, che hanno aggiunto questo commento dicendo che cercare di lucrare su alcune tragedie o comunque queste situazioni difficili è una cosa veramente vergognosa. Io credo che Mary Ann fosse una donna che è riuscita a fare del proprio meglio, è riuscita a fare quello che poteva della sua vita, per quanto sia stata posta di fronte a delle sfide così difficili. È una donna che non si è arresa, che ha continuato a lavorare, che amava tantissimo i suoi figli e non si è data per vinta. È una donna che è riuscita a lavorare, ha lavorato sodo per poter dare ai propri figli un futuro e potergli garantire di poter studiare, e secondo me tutto ciò la rende una donna bellissima. Questo, ragazzi, è quello che volevo dire in questo video, e non lo so perché queste storie sempre mi
fanno pensare moltissimo e mi prendono sempre un po' così alla sprovvista, però spero davvero che questa storia vi sia piaciuta, sono veramente curioso di sapere la vostra opinione e spero di vedervi in un prossimo video. Io vi saluto e alla prossima. Ciao.